Una stagione turistica da incorniciare, quella ancora in corso a Silvi, dove si sta registrando un aumento delle presenze. Eventi e manifestazioni richiamano tante persone e si protrarranno fino a fine settembre. Il sindaco Andrea Scordella non ama sbilanciarsi troppo, ma anche se ha intenzione di tracciare prima del prossimo autunno un bilancio definitivo, è pienamente soddisfatto per i consensi ottenuti dalle diverse iniziative del programma allestito dall'amministrazione comunale e da privati ed associazioni. Il primo cittadino e l'assessore al turismo Giusi di Giovanni auspicano che tutto l'impegno profuso in questi mesi, i riconoscimenti ottenuti come la bandiera blu e quella verde e le partnership avviate sul territorio possano dare i frutti sperati e far tornare Silvi agli antichi fasti di alcuni anni fa. Abbiamo diverse manifestazioni ancora fino a fine settembre, eh, ne citiamo qualcuna, questa settimana eh, parliamo di mare con la rievocazione storica della Sciabica e poi in settimana verrà presentato un libro di... Vittorio Scordella, proprio sulla marineria, Silvarola e su tutte le storie della marineria che tanto ha contraddistinto questa città. Abbiamo poi un bellissimo evento con il... E con i Borghi Autentici d'Italia dove saremo presenti con il nostro borgo e a settembre la settimana europea dello sport e siamo stati anche invitati ad Enna eh, al Festival del Folklore, dato che l'anno scorso l'abbiamo ospitato noi quest'anno andiamo in rappresentanza come Comune di Silvia a rappresentare la provincia di Teramo in Sicilia, dunque tantissime ancora iniziative, l'estate per noi è ancora lunga anche perché insomma, crediamo che non ci possiamo fossilizzare soltanto i due mesi, luglio e agosto ma dobbiamo ampliare lo scenario perché Silvia vive di turismo, eh, si spera che per il prossimo anno si incentivi ancora di più questa località.